Sanremo. Felicissimi di ritrovare qui a Radio Bruno, dito nella piaga! Ciao, ciao a tutti! Ciao Margherita, come stai? Benissimo, sono molto contenta, ho avuto 38,5 di febbre fino all'altro ieri, ma adesso sono informissima. Informissima per il duetto di questa sera con Colla Zio. Io sono proprio contenta di lavorare con i ragazzi, non so se anche voi apprezzate l'energia positiva che hanno, io moltissimo, devo dire. Andare in studio con loro è stato proprio divertente, siamo diventati molto amici, quindi spero che oggi insomma si veda anche questa sintonia che si è creata. Ma com'è andata? Quando ti hanno chiamato, contattato? Mi hanno chiamata per il duetto e anzi è stato assurdo che in pochissimo tempo abbiamo tutti e due deciso di fare Salirò, ci eravamo fatti un po' di idee sui pezzi e nelle nostre rispettive playlist c'era in entrambe Salirò e quindi abbiamo detto vabbè, è questo, pezzo incredibile tra l'altro. E... posso chiederti, dai, in che versione la farete rispettando l'originale, in una vostra versione? È abbastanza fedele, ovviamente è leggermente più attuale, diciamo, per alcune sonorità, però ci tenevamo a rispettare il pezzo perché è un pezzo veramente armonicamente molto ricco, complesso ed è veramente un bel pezzo e secondo me non c'era bisogno di fare altro, ecco. Farete anche il balletto, perché ai tempi c'era il balletto. Chissà, chissà, vedremo. Chissà, no spoiler. Ho toccato il tasto giusto, mi sa, eh. Allora, l'anno scorso hai partecipato proprio in gara, in un'edizione comunque particolare. Quest'anno invece ospite. Le emozioni come sono? Beh, è diverso. Quest'anno sono sicuramente molto più serena. Vedere dall'esterno anche com'è la situazione ti fa rendere conto anche poi delle cose che contano rispetto all'anno scorso. Effettivamente l'importante poi è fare una bella performance. Poi tutto il contorno che magari a volte crea stress, vedendolo da fuori poi effettivamente va semplicemente preso più con leggerezza, ecco. Hai seguito il festival? Sì, sì. Allora, a parte con la zio, perché immagino, certo, che tu debba tifare per loro, perché proprio c'è questo affetto. No, no, ma sono anche molto sono fan, bravi, del loro pezzo. Molto fan. E chi ti è piaciuto tanto? Qualcuno magari anche inaspettatamente? Allora, penso che il mio pezzo preferito sia il pezzo Splash di Colapesce di Martino, mi è piaciuto moltissimo. E poi ti dico, un pezzo che mi è piaciuto molto, più che altro per la produzione, è il pezzo di Madame. Che forte quello. Molto bello, molto bello. Anche lei sul palco l'ho trovata bravissima. Hai visto, proprio un look completamente differente. A proposito di look, i tuoi sono pazzeschi. Grazie, questo è merito della stylist Susanna Usoni, di Filosofi, del brand, insomma, sono tutto un team che ha lavorato benissimo su di me. Non solo quello, ma bisogna saperli indossare, è alla grazie, grande è quello. Allora, se dobbiamo tornare indietro ai Sanremo, quando magari eri piccolina, chi guardavi, chi ammiravi? Una canzone che magari ricordi? Sì, allora io mi ricordo molto bene di penso di Malika Ayane con Come Foglie. Mi piaceva tantissimo quel pezzo e poi ti dico, in realtà anche il pezzo di Silvestri, comunque è un pezzo che... cioè io mi ricordo che quando abbiamo provato... ah cavolo, sto spoilerando. Beh, abbiamo provato a fare il balletto, poi non so se ci sarà sul palco. Fondamentalmente io mi ricordo che mentre cantavo la canzone facevo il passo, però non mi ricordavo di aver visto il video. Evidentemente era talmente iconico che quando l'avevo visto da bambina mi era rimasto impresso quel passo lì. Va bene, abbiamo avuto lo scoop. Grazie mille! A dito nella piaga! Ciao, ciao a tutti, grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.